Ragazzi, buongiorno. Oggi sono con Ezechiele Ligabue. Buongiorno, ragazzi. Che è venuto a trovarmi da Bassano del Grappa. Anche lui pratica calisthenics da poco. E è venuto a raccontarci un po' la sua storia, perché, come vedete, è un soggetto molto alto, a dimostrazione che il calisthenics è anche per i soggetti alti. Però oggi lui ci racconta appunto tutta la sua trasformazione, perché è un soggetto, come lo possiamo vedere, di caratteristica ectomorfa. E lui ci racconta un po' quello che ha fatto in questi mesi, in quest'ultimo periodo, e che l'ha portato a prendere comunque diversi chili di massa muscolare, vero? Esatto. Cos'è che ti ha spinto a praticare calisthenics? Allora, io principalmente ho iniziato la classica palestra proprio per una questione estetica, proprio perché mi vedevo malissimo, erano estatiche, okay. Estatiche non andavo al mare. Quanto pesavi all'inizio? Pesavo 65 kg, ok, e 65 kg. Si parla di giugno 2016. E sei alto quanto? 1,84 m. Vabbè, quindi già una bella altezza, eh. Sì. Poi è entrato il fattore calisthenics, perché comunque avevo un amico che lo praticava, guardando video su YouTube di qua e di là. Mi è iniziato a piacermi parecchio, sono iniziato a piacermi le sbarre, gli anelli, le parallele, il vedere che comunque non era solo più un fattore di sentire il muscolo che bruciava, ma era un fattore di imparare certi movimenti, certe skills. Esatto. E ho capito che è sempre e solo una progressione, cioè non smetti mai di imparare. E da quant'è che alla fine, da quando è che hai cominciato? Seriamente ho iniziato a novembre di 2017, okay. Dicembre, e mi sono fissato inizialmente con la Human Flag, che adesso non dico che padroneggio, però bene o male diciamo che ci sono, e pian piano sto... E adesso pesi? Adesso peso 80 kg. Ecco, avete visto, in questi mesi ci è andato dentro, si è allenato. Quante volte ti alleni, meno male, alla settimana? Beh, mi alleno dalle 4 alle 6 volte, dipende anche come sto, dipende, magari a volte faccio allenamenti solo di mobilità, però che carico 4-5 volte. Esatto, comunque dietro c'è una programmazione, perché nonostante sia un ectomorfo, lo vediamo, è alto, ha le leve lunghe, ha le ossatura fine, e quindi tanti dicono l'ectomorfo non deve allenarsi troppo perché se no non cresce. Lui più o meno ci dice che ci si allena 4, 5, 6 volte alla settimana, organizzando bene la sua pianificazione di allenamento, è riuscito a salire quindi nel giro di 2 annetti di ben 15 kg. Ha fatto un bellissimo percorso, migliorerà ancora, e questo è frutto un po' della sua passione che ci mette in ogni allenamento. Ma se dovessi dare dei consigli ai soggetti alti, ai soggetti che magari sono duri a crescere, cosa ti sentiresti di consigliargli? Allora, io ho notato che soprattutto appunto per soggetti più alti rispetto alla media è solo una questione di continuare a darci dentro, proprio è una questione di avere la testa forte, di avere o qualcuno che ti sprona o di trovare motivazione, perché magari, che ne so, un classico ragazzo di 1,70 m ci mette 3 mesi per fare delle basi, per poi iniziare ad approcciare delle skill calisteniche. Invece un ragazzo un po' più alto come me ce ne mette 6, ce ne mette 8 per fare la base. Sì, è tutto più lungo, il tempo d'apprendimento di una determinata skill. Se un soggetto alto 1,60 impiega 4 mesi, un soggetto alto magari ce ne impiegherà 2 anni. Sì, esatto. Quindi questo è un po' la differenza. E se dovessi dare dei consigli da un punto di vista alimentare, quello che hai fatto te, che hai visto che ti ha dato comunque dei buoni risultati, cos'è stato? Consiglio da un punto di vista alimentare di mangiare tanto, no, non bisogna buffarsi, non ha senso buffarsi. Io quello che dico sempre anche ai ragazzi in palestra è di mangiare a sazietà, senza mai troppo esagerare, senza neanche stare lì però a pesare le calorie, perché non dobbiamo andare a fare una gara di bodybuilding, dobbiamo solo dare nutrimento al nostro fisico, ai nostri muscoli. E sappiamo bene che il muscolo è fatto per lo più d'acqua e di proteine, quindi dobbiamo mangiare proteine, dobbiamo mangiare giusti carboidrati, giusti grassi. Proteine non dimentichiamole mai, però, perché tante volte vengono un po' ridotte. Però, come dice lui, ovviamente in queste situazioni qua, se siete leggeri e vi allenate tanto, metteteci dentro tante calorie, anche se non state sempre lì a misurare quante ne avete introdotte, ma nel dubbio mangiate qualcosa, esatto, in più, secondo dubbio. Me nel dubbio mangiate, poi avrete gli allenamenti che vi permetteranno di consumare e permetterà di esaltare un po' quello che state andando a fare. Esatto. Ricordo sempre che Ezechiele lavora a Bassano del Grappa, è un personal trainer, metto qua sotto il video i contatti, i suoi contatti di Instagram, e tra poco magari facciamo anche un canale YouTube. Vediamo. Se il video vi è piaciuto, pollice all'insù, iscrivetevi al mio canale e ci si vede prossimamente. Ciao.